Ciao a tutti e benvenuti qui in Accademia. Ci troviamo in compagnia di Paola Munzi per la mostra Roma tra ieri e oggi. Ciao Paola. Ciao Manuela, buonasera a tutti. Allora, Paola è una grande corsista, ha frequentato da noi tanti corsi, l'abbiamo vista crescere perché proprio dal corso base che ha iniziato ed è diventata abbastanza, sei diventata molto brava, ho visto le tue foto, sbirciato, sei stata molto brava. E la mostra tra ieri e oggi è stata un'esperienza abbastanza importante e particolare. Però prima di parlare un attimino di questo, raccontaci un po' la tua esperienza all'interno dell'Accademia, come l'hai vissuta, che cosa hai fatto qui da noi. Io ho scoperto il mondo della fotografia grazie all'Accademia, perché quando sono arrivata qua non avevo mai usato una macchina fotografica, scattavo solamente con l'iPhone. E Filippo mi ha guidata nel corso base, mi ha consigliato su come acquistare la mia prima macchina, una Olympus Mirrorless con cui ho iniziato a giocare. E dopo il corso base sono passata al corso avanzato con Manuela, con il conoscere la luce, e mi ha dato moltissime soddisfazioni. Bene Paola, allora raccontaci un attimino questa esperienza che invece abbiamo vissuto oggi, no? Che presentiamo oggi in mostra. Allora, Roma tra ieri e oggi, quale angolo di Roma sei andata a raccontare? Mi sono stati assegnati due quadri. Molto belli, fra l'altro, uno del Colosseo e uno del Circo Massimo. Inizialmente non sapevo neanche come muovermi, per cui sono andata innanzitutto in perlustrazione, a vedere la location e poi mi sono decisa. E a me piaceva molto, un locale che si chiama The Court, che sta vicino al Colosseo, e ho deciso di fare degli appostamenti, per vedere, la gente che va a bersi l'aperitivo con lo sfondo del Colosseo. E al Circo Massimo invece mi sono fatta una bellissima camminata, per cui questa mostra mi ha anche aiutata a riscoprire dei luoghi dove io, come romana che vivo, lavoro qua da tutta la vita, non vado a fare la turista. Per cui grazie per avermi dato questa Beh, diciamo che possibilità. questa è la magia un po' della fotografia, perché la fotografia ti permette di vivere da turista anche la città in cui vivi e quindi osservarla sempre in modo differente. Fra tutte queste fotografie che hai portato oggi, ce n'è una che è proprio la tua preferita? Sì, ce n'è Raccontacela, dai Paola. una, appunto in questo locale, di cui parlavo prima, e sono due ragazzi, palesemente due turisti, direi stranieri, che stavano appollaiati su degli sgabelli con una luce del tramonto, The Golden Hour, con il Colosseo dietro, per cui di una bellezza strappacore. E loro si guardavano con un drink in mano. Per me è stato un momento molto suggestivo, li ho acchiappati senza che se ne Hai colto l'attimo, accorgessero. dai. Bene, allora intanto ringraziamo Paola e vi invitiamo a venire a vedere le foto di Paola e quelle degli altri corsisti a partire dal 7 ottobre fino al 21. Sono esposte qui in Accademia in via Valtrompia 28. L'apertura dell'Accademia è dalle 10 fino alle 18, orario continuato. Quindi vi aspettiamo, mi raccomando. Adesso andiamo a vedere le foto. Ok, ciao ciao. Ciao!